Eccoci qui, tanti saluti da Gianfranco Padda e da Nino Frassica. E cominciamo subito la puntata di oggi di Programmone qui su Radio 2. Vai con la sigla. Il Programmone. Il Programmone. Il Programmone. Nino Frassica presenta Programmone con Nino Frassica e Gianfranco Padda. Il Programmone. E siamo qui, Nino Frassica, Franco a Programmone. Oggi Sanforro. Orosco, non ho detto. Ah. Orosco. Oggi Sanforro, protettore degli uomini che si truccano più delle donne. Domani San Trubino, protettore di quelli che hanno le spalle piene di bolle. Mamma mia, che fa un po' impressione. Fa impressione, sì. Molta impressione. Sì. Clima valevole tutto l'anno. Che vuol dire questo? Clima valevole tutto l'anno. Come che sempre? Estate uguale, fa caldo, autunno tempo così così, inverno fa freddo, primavera tempo primaverile. In a di oggi la persona che voi amate vi delude, vi respingi a parole. Vattene, vi respingi anche con la pala e vi dà colpi di pala sulla testa. Addirittura sto. Vi lancia i piatti, brutta bestia, vi dice. Peccato stare con lei. Peccato che siate innamorati, se lo siate non essiatelo perché non merita. Numeri fortunati, 1, 2, 3 e 4. Questo è un caso, una combinazione. Fiore fortunato, il camafello. Il cama? Fello. Camafello. Professione da fare. Come da fare? Che professione? Dire? Commercialista, bancario, banchiere, panettiere bravo. Che so se elenchi, per favore. Sono... Chirurgo plastica, specializzato in seni grandissimi. Sì, ma perché se tutto stelenco queste cose qui? Noi per raggiungere un certo minutaggio, prima di mettere la canzone, parliamo un tot di parole. Capito, è un fatto anche contrattuale, di SIAE. Noi dobbiamo parlare per certo. Ho capito, ma almeno continuiamo a fare una bella figura su in di oggi, parole. In a di oggi. Sì. Piano piano, con decisione e sicurezza, state arrivando ai vostri obiettivi. Ah, non ti piace questo? Adesso funziona. Vi andrà tutto bene. Ecco. Vi andrà tutto bene, ma piano piano. Vi andrà bene, tra 16 anni, tra 26 anni, tra 36 anni. Siete attratti dagli uomini più grandi di voi. Vi piacciono quelli sopra gli 80 anni. Sopra gli 80 anni addirittura. I progetti di una bilancia vi intrigano. Consigli per lo shopping. Crema per la pelle, camicia bianca e anche di altro colore e cappellino gradito. Questi sono consigli. Sì. Giorni della settimana preferiti, sabato, domenica, ma anche mercoledì e giovedì. Abbiamo riempito. Canzone da sentire? Questa. Quanta fretta, ma dove corri via? E per l'intervista doppia da solo oggi abbiamo Pupi Avati. Pupi Avati. Ah, caro Pupi. Un mio amico, uno degli ultimi maestri del cinematografo. Nome? Pupi. Pupi viene da? E Pupi viene da Giuseppino. Professione? E regista. Nato a? A Tracciapani. Ogni tanto io, a seconda di chi è l'interlocutore, cambio. Ho capito. A volta. A chi devi dire grazie e a chi devi dire preghe? Vigile, buongiorno. Non ero io con questa automobile, era soltanto mio. Questa è la risposta alla domanda a chi deve dire grazie. Chi deve dire grazie. Il primo bacio. L'ho dato alla fidanzata. Il primo passo verso il mondo dello spettacolo. E l'ho dato alla mia fidanzata. No, il primo passo verso il mondo dello spettacolo. Andai da quello lì che mi dette subito un calcio dietro. 6 più 10. 6 più 10 uguale a 67. Grazie. I primi ricordi della scuola. Tutti gli anni che non si capisce niente. Bevi un po' d'acqua. E con queste belle parole finisce qui l'intervista doppia da solo. Pupi Avati. Grazie Pupi. Bravo. Grazie Pupi. Bravo caro Pupi. Grazie caro Pupi. Sei tu Pupi. Sì, ah già sono io. Grazie Pupi.
Programmone Radio 2. Caro Padda, sì. Questo è il momento che tu aspetti di più. Il momento quale della sarebbe? Poesia. Non poesia che io dedico a te. Io non l'aspetto, sto momento. Io la ringrazio. Dopo che guardi, t'ho dedicato, tu mi piaci 1, 2, 3, 4, 5. Me l'ha dedicato 5, me l'ha dedicato. Tu mi piaci 6. Ma non c'è bisogno. Ovvero, sì, sei tu che mi piaci. Sei. Ho capito, questo gioco di parole, questo... Se Leonardo sì. Ci mette la musica in do bemol eses, musica, come do, do bemol eses, qualcosina di... Tu mi piaci, sei. Tu sai che mi piaci, sì. E non ti sei montato la testa. Riconosci i tuoi limiti. Sì, questo è vero. Tu dici, posso arrivare qui? Non posso permettere di farmi il passo più lungo della campa? Tu mi piaci perché sai. Di contare niente, sai, vabbè, di non contare niente, vabbè, non, che... e non lo vai a spiattellare alle 4:20. Non lo spiattellare, non lo spiattella alle 4:20. Come alle 4:20? Non so, non come quale... ai 4:20, ai 4:20. Queste cose tu mi piaci, Padda. Queste cose la fanno spettacolo. Sì, torna replico. Torna replico. Non c'è bisogno della replica, non c'è bisogno. Te lo dirò 1, 2, 3, 8, 10.000 volte. Tu mi piaci. Grazie. Di te mi piace quell'umiltà. Sì. Quell'umiliazione, vabbè, che pochi sanno mantenere. Tu mi piaci, sei. Grazie. Sei tu che mi piaci. Ti è piaciuto il finale? Bella, è bella, dai. Sì, sì, dai, sì, bella, sì, è bella, è bella, è bella. State ascoltando Programmone Radio 2, una trasmissione con 25.000 ospiti. Vogliamo cambiare titolo al Programmone? No, perché? Che ne dici? La prova del fuoco. No, ma non esiste, il semplice paese col fuoco. Lasciamo Programmone? Certo. Abbiamo qui Amarino Zallo Avallo Zaccaria Artezac, cioè un nome lunghissimo, però possiamo chiamarti come vuoi essere chiamato? Zac! Ti proprio. Chiamiamo Zac. Zac, è il tuo nome d'arte. Sei contento di appartenere al mondo della musica? Assolutamente sì, assolutamente. Perché guarda che il mondo dello spettacolo non è tutto olio quello che lucciola. Assolutamente, eh? Lo so. Prima ti battono le mani e poi ti applaudono, così è il mondo, eh? Come ti definisci esattamente tu? Mi definisco... Bene, bene. Quale canzone ci fai ascoltare? Beh, La vita è un cinema, è una La canzone. Vita è un cinema, ne ascoltiamo un pezzettino, pezzettino. Bene, grazie. La vita è un cinema, quanta finzione, e siamo noi personaggi. La vita è un cinema, quante moviole, quante riprese. Motore, azione, va! Grazie a Marina Mallo, complimenti per il programma. E per la rubrica... Scusate. Prego, prego. Scusate, perché ho mangiato l'olivetta. Quando mangio l'olivetta, sì, la voce mi viene tutta sgarrata. Allora, per i grandi della musica, oggi parliamo di... Fiorella Mannoia, ne parliamo con Gianfranco Padda e con Antonio Pannuccio. Fiorella Mannoia, prego. Prego Pannuccio. Prego. Buongiorno. 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 Fiorella Mannoia. Fiorella Mannoia non l'ho seguito, poco. Seguitato tanto. Poco. Quindi poco. Vabbè, possiamo dire che è brava. Sì, brava e brava, canta brava, bene. Brava. E canta anche tante canzoni. Tante canzoni. Vabbè, e per la rubrica I grandi della musica abbiamo parlato di Fiorella Mannoia. E per le grandi invenzioni abbiamo una signora. Un uomo. Come si chiama? Io mi chiamo Simone Rabagliati. Simone Rabagliati, sì. Un grande inventore. Modestamente, sì. So che ha fatto delle invenzioni tanti anni fa. Sì, la mia poi si è fermato improvvisamente. Ma diciamo perché quando ho raggiunto l'apice con il plurispazzolino. In quale città? In quale città? Ah, in quale città vengo io? Sì. Vengo da Vigevano. Vigevano? Sì, io vengo da Vigevano. Ah, famosa per le scarpe era Vigevano. Sì, ma poi grazie a me è diventata... Parliamo di questo. No, sì. Parliamo dell'invenzione. Facciamo parlare lui? Così, certo, parlare della sua invenzione. Perché mi sembrava più interessante parlare delle scarpe. Una postilla, diciamo, volevo, per la famosa per le scarpe Vigevano, degli anni 50. Vabbè, scusi, posso parlare? Prego. Sono venuto qua per portare a conoscenza... È una cosa buona.
certo, una cosa. Vabbè, vabbè, scusa. E portare a conoscenza la mia ultima invenzione, la più celeberrima, quella più che mi ha dato illustro, che si chiama il plurispazzolino. Plurispazzolino. Sì. Qual è la parola d'ordine oggi? Comandi. Tra le famiglie. No. Comandi. No. No, quello lavarsi i denti, no, la mattina. Qual è la parola d'ordine? No. Qual è la parola d'ordine delle famiglie italiane oggi? Comandi. Economia. Ah. Sì. Col plurispazzolino si fa un'economia reale. Ce lo faccia vedere. Purtroppo i nostri radioascoltatori non lo vedono, ma io lo sto vedendo, è bellissimo. Sì, è lungo. Lo spazzolino lo vado a spiegare. Ha molte setole, c'è un'asta con molte setole. E questo perché? Perché ha il costo, di uno spazzolino, ha una resa di 7 spazzolini. Cioè si mette la famiglia. La famiglia si mette in fila. Composta da 7 persone. Bravissimo. Si mette un padre. Aspetta, facciamo il conto. Sì. Un padre. Sì. Una madre. Nonna se c'è. Nonna se c'è. Siamo a 3. Due figli, siamo a 5. Sì. Altri due figli. Sì. Due compagni di scuola dei figli. Va benissimo, sì. Ma quello, se li invitano a dormire la sera, cioè, sì. 7 persone messe in fila, sì. Con questo spazzolino. È bello, sì. Però. È un fatto di ritmo, anche un movimento. Chi lo muove? Il capo, sì, il capo famiglia. Il capo famiglia, sì, sì, sì. Diciamo il manico. E si puliscono i denti tutti contemporaneamente. Si puliscono i denti contemporaneamente, è un fatto poi di movimento. Ma si risparmiano soldi, si risparmia acqua, dentifricio, tempo. Brava. Questo è... Bravo. E diciamo sono anche e per le grandi invenzioni, sì. Abbiamo avuto ospite la signora signore signore. Sai, i grandi inventori purtroppo sono smemorati. Vabbè. Programmone Radio 2. Grande successo di Scherzi a parte. I nostri radioascoltatori aspettano con ansia questa rubrica. È piaciuto molto lo scherzo a Nino D'Angelo. Quando gli declutivo sulla schiena. Perché per schifo, però non si è buono. I due nuovi scherzi della prossima settimana sono a Annalisa, la cantante, e a Claudio Lippi. Ah, che ridere! Il primo a Annalisa, mentre lei fa un concerto, ci sono, fai conto, 10.000 persone, di nascosto. Gli stacco i fili per un'ora e il concerto gli salta. No, risate. Danno. Secondo scherzo a Claudio Lippi, lo porto su un autobus e gli dico: Claudio, parla al conducente. Lui parla, sì, al conducente. È sull'autobus. Arriva un nostro attore truccato da controllore e gli dice: qui è vietato parlare al conducente. Non si parla al conducente. Gli faccio una multa da 10.000 euro. La faccia che fa poi Claudio Lippi quando quello dice deve pagare la multa. Ti è piaciuto sto scherzo? No. Musica, parole, talk show, ospiti, giochi, varietà, umanità, sensibilità, risate e dolori a Programmone su Radio 2. Uno spettacolo prodotto da Dino Frassica. È la, così, è la piccola partecipazione di Don Franco Parda. Bene, oggi a Guinness abbiamo uno spagnolo, un signore spagnolo, che detiene il Guinness, pensate, del tatuaggio. C'ha 27.650 tatuaggi, il tatuato spagnolo Juan Martínez Suárez Pequito Morosos. Buenos días. Buenos días. Sul collo c'ha, vedo, tatuato il leone. Questo che cos'è? Era il leone. Canto folcloristico della leone, Spagna. Sì, leone. Sul collo ci ha tatuato il leone della Metro Goldwyn Mayer. Sì. Perché? Fatto cinema lei. E io volevo mettere la tigre del Bengala e non riuscivo per una questione. Lei è spagnolo però. Di te. Si ricorda che è spagnolo? Non mi ricordavo. Vabbè. Ma me lo ho, sul naso, vede, ha tatuato un coniglietto. Un coniglietto su... Ma lei ama gli animali allora? No. Sul braccio destro c'ha una trombetta. Come mai questa trombetta? È così, che ne so. Così, gli è venuta la voglia di musica. Un momentino così di... Sulla chiappa sinistra Marilyn Monroe. Devi vederla. Bene, ci fa vedere la chiappa? Ma c'è bisogno, se vedete. Eccola qua. Ma è preciso. È uguale, identico. Oh. Lei è romantico. Sì, sì. Perché c'è anche, nella chiappa sinistra c'è una rosa. Sì. Ma di chi è? A chi è dedicata questa rosa? Biscardi.
ad Aldo Biscardi. Bene. E le possiamo offrire un caffè? Se può tirarsi i razzoni adesso, se tirisci i pantaloni. Padda, gli vuoi dare un caffè, un bacio? Ma no, voglio salutare con affetto e mi voglio congratulare per tutti questi tatuaggi che ha sul corpo. A trovare. Se tu vuoi ascoltare Programmone al telefono, sì, sai sì, che sì, devi fare? Intanto devi avere il telefono. C'è l'ho il telefono. Perché senza telefono. No, ce l'ho, è il telefono da battaglia. Ti scarichi l'app. Sì. L-A-P-P. No, no, è l'app. L'app. L'apostolo. L-A-P. È l'app. L'app. L'applicazione sarebbe l'app. E puoi sentire Programmone alla radio. Me la scarico da come la scarico? Dal computer. Sì, ma però da Rai. Ti fai l'app. La pa scarico. Hai capito? Sì, sì. Non hai capito. Ma lo sai che sta annuncio è venuto malissimo. No, ho capito. Io, vabbè, siccome siamo in diretta, lasciamo. Io scarico l'app da Rai Play Radio. Vabbè. Per certo programma. Cioè, sì, vabbè. Ti piace questo pezzo? Bellissimo. Stasera vieni a casa mia e ci sentiamo tutto l'album. Ma. Ci mettiamo sul divano, vicini vicini. Davvero. E ci sentiamo l'album. Sì, ma sì, va bene. E se ti va, poi dovrei stare a dormire da me. Non c'è bisogno, no. La ringrazio. Per scrivete ai VIP e risponde Raff, abbiamo Raff. Salve tutti che quanti. Risponde buongiorno. Alle vostre lettere indirizzate ai VIP. Prendiamo questa indirizzata a Lorella Cuccarini da Riccardo di Lecco, scrive a Lorella Cuccarini. Cara Lorella, tu spesso nelle tue interviste parli della tua fede. È bello che tu lo faccia, ma molti tuoi colleghi sono molto più riservati su questo argomento. Come mai invece tu hai piacere a parlarne? Lorella, risponde Lorella. Sì, effettivamente io ho un grande piacere a parlare di qualsiasi cosa perché mi dicono che io esprimo moltissima gioia. Della fede, della fede. Della fede che esprime. Si esprime. Sono emozionata per questa cosa qua, così grazie, perché Lorella. Qualsiasi grazie, cosa. Lorella, scrivete ai VIP. Che sei una donna moderna, vuoi l'assorbente Bullo per la tua igiene intima perché ti fa sentire fresca e a posto ogni giorno e con la nuova versione con Bullo no, versione con le ali da oggi in confezione risparmio niente più perdite soltanto vittorie asciutto e freschezza. Salva slip, bullo, più fresche e più libere. Sì. È venuta male. No. E trasmettiamo il servizio meteorologico a cura del professor Marangoni. Minime temperature? Minime. -2. Temperatura massima? -2. Piogge? -2. Grandine? 4. Neve? 4. Ruggine? 4. Nebbie? 9. Grazie. Abbiamo trasmesso le temperature minime e massime. E siamo a Non Solo Gossip. Belen non ama bere la birra. Non ama bere. Perché porti questo? Maurizio Costanzo questa. Intervista in esclusiva assieme alla Vita in Diretta Barbara D'Urso, cioè. Uno Mattina Porta a Porta, Fazio, Radio 1, TG Com e TG Sky, l'onorevole Salvini fa un'intervista in esclusiva. Ho capito, per tutte ste reti, tutto il TG5. Ridificate praticamente. Il TG5 passa alla 7. Come passa alla 7? Rai Gulp. Passa alla 7, a condizione di continuare a chiamarsi Rai Gulp. Ho capito. Topo Gigio. Passa alla 7 e sarà doppiato da Enrico Montana. Enrico Montana, ci credi? Può essere, però non ci credo veramente. Nomi certi che si aggiungono alla lista dei VIP, dei nuovi Solani, della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Sì. Siamo all'onorevole Brunetta. Sì. A Giacomo Forelli che ha avuto l'incidente automobilistico con Lella Arena, che è diventato VIP, si aggiungono. Filippo Mangraviti, ex compagno di scuola di Gerry Scotti.
Filippo Pagraviti. Franca Gaggeci, sì. Classificata 706 a Miss Italia 2015. Scusi, che classificazione è questa? E Carlo Capopresti, campione provinciale di bocce di Crotone. Questi sono i nuovi VIP che si aggiungono alla lista. Sì, dell'Isola dei Famosi. Belen, sì. Ancora Belen. Da quando ho superato 30 anni mi sento vecchia. Ma addirittura. E a proposito di invecchiamento, recenti ricerche hanno dimostrato che giocare a bocce allunga la vita. Ah, veramente? Sì. Hanno fatto un esperimento sui topi. Ah, perché i topi giocano a bocce? Un gruppo di topi ha giocato a bocce per 5 anni. Ma i topi non giocano a bocce, sì. E un gruppo non ha giocato. Il gruppo, il gruppo di topi che ha giocato a bocce ha vissuto 3 anni di più. Per l'università americana. È un esperimento. È un esperimento. Sì. Falla pure tu sta prova. Ma io la voglio fare. Capito? Si campa di più, si vive di più se gioca a bocce. Perché se è uno sport completo. Abbiamo trasmesso non solo gossip. Eh? Non solo gossip. Vabbè. Andiamo avanti con il programma. Ragù Silluvio, pieno di carne gustoso. Con il ragù Silluvio non si può resistere. Solo verdure fresche, carne macinata al momento. E poi? E poi tanti aromi, rosmarino, timo, salvia. Dici qualcosa pure tu? Ragù Silluvio, il meglio ragù che c'è, ragù Silluvio. Pieno gusto, di aromi, il gusto, naturali. State zitti, il gusto che cambia? Cambia la vostra vita, il vostro giornale. Signora Angela, quando lei ha assaggiato il ragù Silluvio, cosa ha detto? Ah, era buonissimo, la stanza si era spanso questo profumo inebriante. Io sono signor andato Marco, in visita. Sì, signor Marco, lei che ha detto quando sua moglie Angela ha cucinato il ragù Silluvio? Gli ho detto: Angela, sei bravissima che hai cucinato il ragù Silluvio. Brava, brava Angela. Ah, grazie. Sì. E abbiamo finito la puntata. Ah, siamo arrivati alla fine. Domani ricordiamo che faremo una puntata terrificante, raffrescante. Come terrificante? Strabiliante. Strabiliante. Avremo ospitoni di valorone, musicisti. Di valore. Di valore. Musicisti, musicisti, artisti, artisti, ciclisti, registi. E che più ne ha, più ne ammetta. A domani. Puntatone di Programmone.